Se stai cercando un tablet con un display straordinario, ne ho uno per te. Bentornati su MrGadget.tech. Prima di cominciare, le solite raccomandazioni, housekeeping lo chiamerebbe qualcuno. Vi chiediamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e, già che ci siete, di lasciare un mi piace a questo video. Oggi abbiamo promesso di parlare di un tablet con un display eccellente. Sto sbloccando questo, ovvero quello di Huawei MatePad 11.5S Paper Matte. Perché dico display eccellente? Perché ha una tecnologia particolare di cui vi parlo tra pochissimo. Prima però voglio sottolineare 6,2 mm di spessore, 510 grammi di peso, il che vuol dire che questo è un prodotto facilmente trasportabile pur avendo una batteria molto grande al suo interno. E sulla parte frontale il display da 11,5 pollici, che è la sua caratteristica fondamentale. Cosa vuol dire paper matte? Vuol dire che questo schermo è in grado di assorbire il 99% della luce che colpisce il display stesso. Questo si traduce nel fatto che questo display praticamente non genera riflessi. Se state leggendo alla luce diretta del sole, in ambiente con grande luminosità, magari con le luci dell'ufficio che sono poste sopra di voi, vuol dire che la lettura sarà più comoda, più facile e anche meno stancante, proprio perché non vengono generati riflessi. Quindi vedrete esattamente quello che volete guardare. E questa tecnologia paper matte, oltre ad essere certificata con tantissime certificazioni soprattutto sull'impatto zero dal punto di vista della stanchezza visiva, ha anche e soprattutto il pregio di non imporre alcun tipo di rinuncia. Il fatto che non ci siano i riflessi non toglie che i colori siano eccellenti, che la leggibilità sia notevole e soprattutto che anche i contrasti siano particolarmente vivi. E non solo, perché questo display, quando usato in combinazione con la Huawei Pencil, ha anche un effetto magico. Ha una frizione rispetto all'uso della penna, per cui sembra proprio di scrivere sulla carta. Cioè addirittura c'è il fruscio tipico della carta e anche delle micro vibrazioni che riproducono proprio la sensazione che si avrebbe scrivendo o disegnando su carta. Con Huawei Pencil abbiamo però introdotto il tema degli accessori. Andiamo per ordine. Huawei MatePad 11.5S Paper Matte costa 399€ nella versione standard, ma aggiungendo 100€ potete avere degli accessori in più. Nella confezione troverete infatti questa cover magnetica, che vedete si aggancia veramente in un attimo, che a sua volta si aggancia magneticamente alla parte frontale con la tastiera. E questa tastiera non va ricaricata, si utilizza agganciata in questo modo al tablet e ha la caratteristica, secondo me molto interessante, di funzionare con il sistema che Huawei chiama Nearlink. In pratica l'abbinamento tra dispositivo e accessori è istantaneo. Vale anche per la penna, che si ricarica una volta appoggiata sul tablet e che allo stesso modo si abbina veramente con un click. Cosa c'è di importante all'interno poi di Huawei MatePad 11.5S? Beh, intanto per chi usa questo dispositivo con la tastiera, una suite di programmi che si chiama VPS Office, che permette di avere tutti gli strumenti che servono per lavorare e di esportare i propri documenti in formato compatibile con il mondo di Windows. Ma poi non solo, c'è una nuova applicazione che si chiama GoPaint, che è stata realizzata appositamente da Huawei per i suoi tablet, che permette di disegnare, di riprodurre, veramente di sfogare tutta la propria creatività, potendo utilizzare il tablet come se si disegnasse ad olio o ad acquarello. GoPaint ovviamente va in combinazione con la Huawei Pencil, è una soluzione potentissima per chi vuole esprimere la propria creatività e farlo in chiave digitale. Io so già qual è la vostra obiezione. No? Sì, tutto bene, ma poi con Huawei non ci sono i servizi di Google. Non è vero, perché con due click, grazie ad una soluzione esterna con cui Huawei non c'entra nulla, che si chiama Aurora Store, è possibile installare
tutti i servizi di Google su questo tablet. L'unico che non funziona è Google Wallet, che è l'unica applicazione che non si può utilizzare. Tutte le altre, Google Photo, Gmail, qualunque applicazione vi venga in mente del mondo Google, funziona perfettamente utilizzando Aurora Store. Tutto questo di cui vi abbiamo raccontato, ovviamente c'è una webcam frontale che è messa nella posizione sul lato lungo per poter essere utilizzata per le chiamate, 4 altoparlanti, Wi-Fi 6, ci sono tutte le dotazioni possibili e immaginabili, tutto questo con una batteria da 8800 mAh, il che vuol dire che potrete utilizzare veramente molto a lungo questo tablet senza bisogno di alcuna ricarica. Insomma, al prezzo a cui è proposto Huawei MatePad 11.5S Paper Matte, è veramente un acquisto molto molto interessante. Ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech.